che batte il portiere dello Sporting. Abbiamo visto parecchi gol che sono nati da controlli un po' così ripetuti. E infatti, ecco, intanto siamo già passati a un'altra partita importante, Werder Bremen Chernomorets di Odessa, la formazione che ha al comando del campionato tedesco, il Werder Bremen, che era stata battuta per 2-1 nell'incontro d'andata, va in vantaggio abbastanza fortunosamente con questo tiro di Kuzov, in effetti deviato dalla barriera, che al decimo minuto già li porta sull'1-0. Ma il Chernomorets si batte molto energicamente, mancava Föller nella formazione che comanda il campionato tedesco, il cannoniere principe in questo momento del campionato tedesco, e invece viene fuori il Chernomorets che con Passulco riesce a pareggiare 1-1 al 22esimo minuto del primo tempo. Entusiasmi e baci secondo la tradizione sovietica. Addirittura il risultato diventa di 2-1 in apertura, prima che finisca il in apertura di ripresa, dopo che, come avete visto, già prima che il tempo si concludesse, l'Odessa è andato vicino al raddoppio, che ottiene al secondo minuto della ripresa con Morozov, classico contropiede, bel pallonetto, la posizione un po' dubbia forse di Morozov, comunque tutto regolare, ed è il gol del 2-1, il gol che in effetti poi decide la partita, perché con molta grinta la formazione tedesca riesce a ottenere prima il pareggio e poi addirittura la vittoria, ma il 3-2 non le basta per qualificarsi. Segna Pezzai, approfittando di una incertezza di difensori avversari, il libero stopper difensore centrale Pezzai riesce a realizzare, poi Neubart al 28esimo minuto in questa specie di assedio crea le premesse per il gol del 3-2 e della vittoria quindi parziale del Werder Bremen. Le squadre tedesche non sono uscite molto bene da questa fase delle coppe, eppure avendo ottenuto, come vediamo, col Werder Bremen qui il gol del 3-2, poi avrà un'altra occasione il Werder Bremen con una serie di